Lei è Buscetta Tommaso, noi siamo la Corte di Assise di Palermo. A richiesta del Pubblico Ministero è stata ammessa la sua audizione in ordine ai fatti dei quali ci stiamo occupando. Lei però viene sentito nella qualità di imputato di reato collegato, quindi se vuole, come per legge, può anche astenersi dal rispondere alle domande che le andremo a fare noi. E lei ha diritto pure, nell'ipotesi in cui vuole rispondere alle domande, di essere assistito da un difensore. Lei vuole rispondere alle domande che le andremo a fare noi? Sì. E allora, avvertito della facoltà che ha di non rispondere alle domande, risponde: intendo essere sottoposto ad esame. Allora deve dare le sue generalità al microfono. Sono Tommaso Buscetta, sono nato a Palermo il 13 luglio del 1928. 13. Vediamo l'avvocato. Ligotti, difensore di fiducia dello stesso. Avvocato Ligotti, è presente nel suo interesse. E allora, le domande ve le verranno poste dal Pubblico Ministero, dai difensori ed eventualmente da me per conto della Corte. E allora, Pubblico Ministero, si può accomodare? Signor Buscetta, nonostante lei sia abbastanza noto, dovrebbe per favore dire a questa Corte d'Assise se ha fatto parte dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra. Sì, ne ho fatto parte. In che anno è entrato in questa organizzazione? Verso gli anni della fine 40 fino al 1984. In che famiglia era inserito? Nella famiglia di Portanuova. Senta, può dire brevemente alla Corte per quale motivo lei ha scelto la strada della collaborazione con la giustizia? È un compito arduo perché contempla molte cose che vanno a toccare i sentimenti più intimi della mia famiglia. Avevo tentato di non collaborare con la giustizia cercando di togliermi la vita per liberare la mia famiglia del peso della mia presenza. Non riuscendoci, pensai che l'unica cosa era collaborare con la giustizia nel senso pieno della parola. E con dignità, come credo di averlo fatto fino ad oggi. Senta, lei si è accusato anche di delitti per i quali non era indagato? Non ho capito la prima parte lei, della domanda. La domanda, sì. Il Pubblico Ministero le ha chiesto questo. Lei ha scelto di collaborare, sì, con la giustizia nel modo pieno, come ha fatto presente lei. Si è autoaccusato di delitti per i quali non era stato raggiunto dalla giustizia? Ma primo fra tutti quello che avevo sempre negato durante i precedenti processi nella mia vita era l'appartenenza alla mafia, quando dichiarai che invece ne facevo parte fin quindi dagli anni. Si è autoaccusato dei delitti che aveva commesso. Esatto. Senta, veniamo al tema principale di questa audizione. Cosa può dire alla Corte in ordine al tentativo di omicidio di Alberti Gerlando? Cioè, avvocato, preferirei una domanda più specifica. Sì. Lei è venuto a conoscenza di questo tentato omicidio? In che anno e in quali circostanze? Che io ne sia venuto a conoscenza negli anni 82, 83, quando ero in compagnia di Gaetano Badalamenti in Brasile, il quale mi disse che si era perpetrato un tentativo di omicidio, sopprimere la vita di Gerlando Alberti per le scale del Lucerdone. Per le scale del Lucerdone. Lei era a conoscenza delle motivazioni di questo tentato omicidio? La conoscenza perfetta no. Posso dedurre che io ero stato in contatto attraverso lettere con Gerlando Alberti, il quale le chiedevo se sarei tornato Presidente, a Palermo. Presidente, mi scusi, sono deduzioni. Pongo la domanda diretta, Presidente. Signor Buscetta, lei si è trovato contrapposto
ai corleonesi e a Calò durante gli anni Ottanta, la fine degli anni Ottanta? Durante la fine degli anni Ottanta, no. Non mi sono trovato contrapposto, ho ascoltato la contrapposizione che c'era nella commissione in quell'epoca fra Pontade, Inzerillo, Gigino Pizzuto e il resto della commissione, ma io personalmente no. Senta, lei ha mandato delle lettere all'Alberti mentre era detenuto? Sì. Con quali canali? Attraverso un mio figlio che era stato detenuto a Lucerdone e a Roma. Qual era il contenuto di queste missive? Il contenuto era, cercavo gli appoggi, se potevo andare a Palermo, a chi mi sarei potuto rivolgere per avere degli appoggi logistici. Per fare che cosa, signor Buscetta? Per attentare alla vita del Calò. Per quale motivo lei doveva attentare alla vita del Calò? Calò aveva... Prima di ogni cosa, per poter parlare di Calò, devo dire che ancora prima che io tornassi in Brasile, agli inizi dell'anno 81, avevo avuto degli incontri con Calò, avevo avuto degli incontri con Calò insieme a Inzerillo e a Bontade nei pressi di Roma, per poterle coordinare, per dire che non era giusto che Calò, ogni volta che si parlava in commissione, facesse tutto quanto le veniva detto dai corleonesi, senza mai preventivamente averne parlato con il Bontade. Il Calò mi disse che lo avrebbe fatto, ma dopo 15 giorni tutto questo si rivelò inutile, perché lui continuò nella stessa forma e nella stessa maniera ad agire come aveva agito prima. Negli 80, negli anni 81 e negli anni 82, il Calò si decise a farsi vedere chiaramente che era a favore dei corleonesi. Lei invece è sempre stato un acerrimo nemico dei corleonesi. Beh, è bello chiarire questo punto, perché si è sempre parlato di vincenti e perdenti, di gruppi che vincono e di gruppi che perdono. Io, per esempio, sono uno che appartengo a un gruppo vincente, perché appartenendo a Calò, io credo che Calò sia un gruppo vincente. Come mai io solo e unicamente sia quello preso di mira per essere ucciso? Io credo che la risposta più logica che ho potuto dare a tutta la serie di domande che mi avevo fatto. Senta, questa vicenda dei a cui lei ha fatto il riferimento di vincenti e perdenti viene sostanzialmente descritta nella sentenza dei maxi processi che si sono celebrati come una contrapposizione tra il gruppo dei corleonesi e il gruppo che non ha aderito alla politica dei corleonesi. Vuole per favore spiegare alla Corte d'Assise questa contrapposizione tra corleonesi e altri gruppi che non si sono adeguati alla politica dei corleonesi? È una materia molto, molto vasta e credo che potrei dire sinteticamente che i corleonesi hanno cominciato fin dal 1978 a fare la sua politica per eliminare tutte quelle persone che erano di sovrappeso alla corrente politica dei corleonesi. E quindi cominciarono con Badalamenti, poi cominciarono a fare gli omicidi che facevano per conto loro senza avvisare la commissione, e non voglio citarli qua perché non è questa corte interessata a queste cose, ma il fatto fu che quando io uscii nell'80 la prima cosa che io sentì da Bontade fu che i corleonesi avevano preso letteralmente possesso della commissione. E quando dico corleonesi non dico isolatamente alle persone che sono nate a Corleone, bensì la corrente. Senta, la sua posizione contro i corleonesi era nota all'interno di Cosa Nostra? Io non avevo la posizione a quell'epoca, stiamo parlando negli anni 80, vero? Sì. Io a quell'epoca non avevo una posizione contro i corleonesi nel senso di essere contro i corleonesi. Io ricordo che una volta venne Enrico Boni in carcere e mi disse: ma quando uscirai tu? Perché noi dobbiamo
io lo dico in italiano, ma non suona molto bene, noi dobbiamo litigarci con le persone del campo, cioè, detto in siciliano, io credo che qua mi ascolteranno e capiranno, e se, ma quando esci tu dal carcere, quanto ne sciarriamo queste verdane? Quindi lui mi cercava, secondo me, per poter essere una persona di poter aiutare loro per la lotta contro questa mentalità corleonese. Dunque lei era riconosciuto come un possibile alleato in una lotta contro i corleonesi? Forse io non dovrei dirla questa parola, ma non trovo altre risposte che dire, forse per il mio carisma. Perfetto. Non so se sono presuntuoso, ma però non trovo un'altra soluzione per spiegarmi meglio. E di conseguenza lei diventa un bersaglio dei corleonesi e di tutti quelli che sono vicini ai corleonesi. No, in quel momento nell'80 non ero ancora il bersaglio. Parliamo dell'82, e logicamente mi hanno ucciso un grande amico che era Stefano Bontadi, e poi erano stati uccisi tante persone, per cui io sono diventato un grattacapo per i corleonesi. Loro avevano ascoltato, non so se devo dirlo o no, loro avevano ascoltato delle telefonate che intercorrevano fra un ingegnere Lopresti, cugino dei Salvo, i Salvo che cercavano a me per poter scendere a Palermo, e quindi hanno ucciso anche questo ingegnere, lo hanno fatto scomparire, hanno saputo che i Salvo cercavano me per poter scendere a Palermo e continuare una lotta di contrapposizione alla posizione dei corleonesi. Nell'82 Calò è schierato con i corleonesi apertamente? Sì, ma io fino all'82 sono in contatto con Calò, telefonicamente dal Brasile. Per cui la rottura con Calò in che anno avviene? Beh, la rottura con Calò, quando noi ci parlavamo in Brasile, già la rottura era avvenuta, solo che lui non la comunicava a me e io non la comunicavo a lui. Ma io ricordo che l'ultima volta che mi sentii con Calò fu in occasione di l'uccisione di un mio cognato a Torino, il quale parlandone con lui le disse come mai, perché è ucciso mio cognato a Torino? Lui mi disse: non è cosa nostra, non è cosa di mafia, chissà tuo cognato che cosa ha combinato a Torino. Quindi fino a quell'epoca noi ancora avevamo dei rapporti con Calò. Tuttavia nell'82... Scusi pubblico, nelle prescenze, che epoca siamo? Siamo all'epoca 82, non so collocarla bene come data, però è un fatto della morte di mio cognato. E nell'82 scompaiono i suoi due figli, esatto? Esatto, e già non ci sono più rapporti con Calò. Per cui nell'82 lei è pienamente, mi passi questo termine, bruciato, cioè nel senso che le fanno terra bruciata attorno? Sì. E lei in questo anno 82, nella fine dell'82, ha riferito poco fa, ha cercato un contatto con Gerlando Alberti per contrapporsi a Calò. Lo conferma? Ma io non l'ho cercato alla fine dell'82. Perché mio figlio non c'è più nell'82. Alla fine degli anni 82 mio figlio non esiste più. Quindi noi dobbiamo parlare a quando mio figlio era in carcere. Benissimo. Mio figlio esce dal carcere verso luglio-agosto dell'82, quindi siamo un po' prima. Ecco, facciamo capire alla Corte queste date. Scomparsa dei suoi figli, ed è prima, missive indirizzate all'Alberti, scomparsa dei suoi due figli, uccisione dell'Alberti, che lo ricordo, tentativo di uccisione dell'Alberti, che è del febbraio 83. Per favore, queste date le può specificare alla Corte? Specificarlo in che senso? Le lettere ad Alberti fino a quando sono state inviate? Non possono passare il luglio-agosto del 1982, le lettere, quindi sono precedenti. Ecco, i suoi figli scompaiono? I miei figli scompaiono a settembre dell'82. E nel febbraio 83 avviene questo tentativo? Questo tentativo di Alberti. Chi era Gerlando Alberti? Era un uomo d'onore, un semplice uomo d'onore? Ci illustri la figura di Gerlando Alberti all'interno di Cosa Nostra? Questo è un giudizio di parte, perché io lo vedo a Gerlando Alberti come una persona, pur se mafiosa, una persona per bene, è una persona molto umana, è una persona
che ha del carisma, è uomo d'onore da moltissimi anni, direi un po' meno anziano che me come anni in Cosa Nostra, ma ha occupato delle cariche, è stato consigliere in alcuni tempi e... Per cui non è un semplice uomo d'onore, c'è cioè una persona che viene rispettata, no, che ha una stima all'interno di Cosa Nostra. Sì, ha molta stima. Senta, l'Alberti a quale famiglia apparteneva? Alla mia stessa famiglia. Cioè Porta Nuova? Porta Nuova, sì. Porta Nuova. Quali erano i rapporti tra Alberti e Calò? I rapporti, all'apparenza molto buoni, ma l'Alberti non sopportava l'ipocrisia di Calò. E si era lamentato molto con me nel 1972, per esempio adducendo al fatto della morte del procuratore della Repubblica Pietro Scaglione, il quale fu ucciso nei pressi di casa sua. Nei pressi di casa dell'Alberti? Nei pressi di casa dell'Alberti, sì. E lui disse, ma ti sembra giusto che si viene a ammazzare un procuratore, si viene a ammazzare vicino a casa mia e io non lo so. E per questa ragione l'Alberti ha avuto anche un processo. Se non ricordo male, l'omicidio Scaglione avviene in via Cipressi, giusto? E lui abitava nei pressi di via Cipressi. E la via Cipressi sotto quale famiglia ricade? Nostra, Porta Nuova. Porta Nuova. Per cui era un grosso sgarbo che Alberti aveva subito da Calò. Certo, quanto perché meno... indubbiamente Calò non si poteva fare un fatto simile nel suo territorio senza averlo informato prima. Perché evidentemente vi è un obbligo di informazione quando si commette un delitto così grave in un certo territorio. Io credo di averlo spiegato tante volte questa cosa, lo spiegherò anche oggi. Non si può commettere un crimine senza che il rappresentante della zona dove avviene il crimine non sia informato. Scusi, pubblicamente, che carica aveva allora Gerlando Alberti? Gerlando Alberti era consigliere della famiglia. E il Calò che carica aveva? Rappresentante. Senta, è in grado di riferire alla Corte altri particolari di questa contrapposizione fra l'Alberti e il Calò? In questo momento non capisco questa domanda. La cioè, contrapposizione... Tra Alberti e Calò, cioè questi dissidi fra l'Alberti e Calò, se si ha conoscenza di altri particolari? In questo momento non mi sovviene. Benissimo. Non lo ricordo in questo momento. Senta. Ma ci sono, ma benissimo, non lo ricordo. Benissimo. Altrimenti lei non gli avrebbe scritto, chiaramente, se non fosse da conoscenza di questa possibilità deduzioni, di dissidio. Opposizione. Ah, pubblico ministero, domande dirette. Sì. Senta, lei ha affermato poco fa di aver appreso di questo tentativo di omicidio da Gaetano Badalamenti, esatto? Sì. Può dire, per favore, alla Corte di Assise chi era Gaetano Badalamenti, a quale schieramento può essere ascritto il ruolo del Badalamenti? Badalamenti fu un grosso personaggio nella Cosa Nostra fino agli anni 78, dove lui arrivò alla massima carica di essere nominato o autonominarsi capo della commissione, ma per discussioni sorti tramite i Corleonesi nel 78 fu allontanato di Cosa Nostra e fu addirittura gergo mafioso posato ed espulso da Cosa Nostra. Occupò la carica di rappresentante di Cinisi, era della famiglia di Cinisi. Qual era l'altra domanda? No, ha risposto esattamente, cioè nel senso di chi era Badalamenti. Per cui è esatto affermare che Badalamenti faceva parte dello schieramento dei perdenti o, come preferisce definirlo lei, dello schieramento contro i Corleonesi? Badalamenti era, senz'altro, lui era stato il primo perdente dei Corleonesi, perché era stato espulso volutamente con artifici dai Corleonesi dalla carica di capo della commissione. Quali erano i rapporti fra Alberti e Badalamenti? Normali. Benissimo. Senta, tornando a quello che le raccontò il Badalamenti sul tentativo di omicidio dell'Alberti, le disse qualcosa sugli esecutori materiali? Io credo che mi disse che uno dei
fosse un tale di Giacomo. Sa che soprannome aveva all'interno di Cosannome? Sì, Luongo. Se l'hanno capito di tutti, se no il lungo. Sì, senta una cosa. Un omicidio come quello dell'Alberti deve essere deciso dall'organo di vertice di Cosa Nostra, dalla commissione? Certamente. Deduzioni, certamente. Opposizione. Vabbè, riformulo la domanda. Riformulo la domanda. Senta, allora, andiamo in modo indiretto. Lei ha conoscenza che esiste un organo di vertice di Cosa Nostra che si chiama la commissione? Sì. Può dire alla Corte qual è il ruolo della commissione all'interno di Cosa Nostra e perché è sorta la commissione all'interno di Cosa Nostra? Io vorrei ricordarle che sono stato uno dei fautori per costruire la commissione negli anni 57-58. Quindi devo dire che la commissione era stata creata appunto su suggerimento di un certo italo-americano chiamato Joe Bonan, il quale diceva che un uomo d'onore non doveva molto facilmente poter uccidere l'altro uomo d'onore e non si poteva lasciare all'arbitrio del rappresentante le sorti di un uomo d'onore. Allora, per sopperire a queste mancanze, che si creasse una commissione dove un rappresentante presentasse le sue ragioni alla commissione per farsi autorizzare ad uccidere un proprio soldato o uomo d'onore. Per cui la commissione nasce proprio come una sorta di tribunale degli uomini d'onore, cioè per stabilire l'uomo d'onore che ha sbagliato e per infliggere la relativa sanzione. Esatto. Esattamente. Senta, il rappresentante della famiglia di appartenenza dell'uomo d'onore, diciamo così, incriminato, che ha sbagliato, ha un peso decisivo nella deliberazione che riguarda il destino di questo uomo d'onore? Mi spiego meglio. Si fa una sorta di processo, il rappresentante della famiglia di appartenenza prende la parola. Ci spieghi meglio, spieghi meglio alla Corte come avviene questo meccanismo decisionale. E allora non tengo conto della sua domanda e le dico, il trattamento è questo: il rappresentante dell'individuo che si dovrà accusare in commissione, possibilmente lui non va in commissione perché lui potrà riferire i fatti al suo capomandamento, il quale lo rappresenterà in commissione. In commissione sarà il suo capomandamento che parlerà, mai parlerà il rappresentante, a meno che la commissione non ritenga opportuno ascoltare anche lui e quindi lo chiama solo per delle dichiarazioni. Senta, lei con riferimento all'anno 1983 è in grado di affermare o negare che facessero parte della commissione Rina Salvatore, Calò Giuseppe? La domanda va posta al contrario. Modifichiamo la domanda pubblicamente. Lei è a conoscenza della composizione della commissione nell'anno 1983? Nell'anno 1983, fino a ottobre dell'anno 1983, sì. Ecco, io voglio sapere se della commissione facevano parte Calò Giuseppe. Opposizione. Ci dica i componenti della commissione al 1983. Va bene, ma è molto difficile, comunque ci tento. Ci tento. Quelli più rappresentativi. Sì, sì. Va bene, sono tutti rappresentativi. Sì, non dico quelli di maggiore spicco. Comunque io tenterò di dirle tutte. E allora Giuseppe Calò, Salvatore Riina, Michele Greco, Bernardo Brusca, Gigino Pizzuto, Stefano Bontade, Salvatore Inserillo, cerco di dirle. Francesco Madonia. Mi suggerisca qualche nome, io lo dico se sì o se no. Non glielo posso suggerire, va bene, ma mi accontento. Non glielo posso suggerire, va bene, ma mi accontento già di questa risposta. Vabbè,
Senta, Buscetta, la domanda evidentemente sorge spontanea e la preveniamo anche alla difesa. Lei come fa a conoscere questa composizione della commissione? Ma la composizione io ce l'ho, perché c'ho un gruppo che ancora continua ad essere dalla parte contraria ai corleonesi, gruppo che esiste ancora in Brasile. E io c'ho in Brasile Antonio Salamone, che è insieme a me, fino al 1983, fino al momento del mio arresto. E il Salamone non è né un perdente né un vincente, è un individuo che aveva avuto la carica in seno alla commissione, che poi aveva dato a Bernardo Brusca, ma lui continuava ad avere telefonicamente rapporti e con Michele Greco e con Brusca. Senta, è esatto dire che lei nell'82 aveva notizie ancora più fresche sulla composizione della commissione, e se è così, chi glieli dava queste notizie nell'82? Ma io credo di averlo detto in precedenza, io ero in contatto telefonico con Giuseppe Calò. E dall'82 all'83, cioè da quando lei ha conoscenza della composizione della commissione perché è in contatto con Calò, all'83, quando i suoi contatti si riducono a quelli, alle notizie che le fornisce il Salamone, vi sono stati radicali cambiamenti nella composizione della commissione? No, io non credo. Assolutamente, perché non è stato sostituito Stefano Bontade, hanno messo degli reggenti, non è stato sostituito Salvatore Inzerillo, perché hanno messo un reggente anche là. Quindi io queste cose le so. Per cui lei ha notizie sulla composizione della commissione da Calò fino a tutto l'80, cioè fino a buona parte dell'82, e da Salamone dall'82 all'83, esatto? No, da Salamone sempre, dall'81 all'83, perché ci troviamo subito in Brasile, quando io vado via da Palermo. E da Calò alternativamente, quando ci parlavamo per telefono. Senta, proprio ritornando sul ruolo di Calò, per quelle che sono le sue conoscenze sul funzionamento della commissione e sulle regole generali di Cosa Nostra, la volontà del Calò in ordine all'omicidio, al tentativo di omicidio di Gerlando Alberti, era fondamentale? Certamente, anche perché lui era il rappresentante di Calò e anche il capomandamento, era membro della commissione. Ecco, faccia capire meglio questo meccanismo alla Corte d'Assise, perché era fondamentale la volontà del Calò? Era fondamentale perché prima di ogni cosa doveva saperlo lui, come rappresentante di Gerlando Alberti. Era fondamentale perché lui era membro della commissione, e senza l'autorizzazione della commissione non si può uccidere una persona come Gerlando Alberti, membro di Cosa Nostra. Senta, lei ha già deposto su questo punto, però è bene ritornare ancora una volta su queste persone. Lei ha conosciuto Pularagio Manbattista? No. Sa se è uomo d'onore? Sì. Di quale famiglia e chi gliel'ha detto? La famiglia di Stefano Bontade, Villa Grazia. O Santa Maria di Gesù, perché tante volte la nominano in tante maniere. Spadaro Francesco l'ha conosciuto? No. Sa se è uomo d'onore? Sì. Di quale famiglia? Della famiglia di Giuseppe Calò. Montalto Salvatore l'ha conosciuto? Sì. Di quale, è uomo d'onore e di quale famiglia? È uomo d'onore, era dalla famiglia di Salvatore Inzerillo, e poi passò a essere rappresentante della famiglia di Villabate. Di Giacomo Giovanni l'ha conosciuto? Sì. L'ha già detto, ma per favore ce lo può ripetere. È uomo d'onore di quale famiglia? È uomo d'onore della famiglia di Portanuova. Greco Leonardo lo ha conosciuto? No. Sa se è uomo d'onore? Sì. Di quale famiglia? Della famiglia di Bagheria. Quando ha fatto riferimento a questi uomini d'onore e ha detto di non averli conosciuti direttamente, come fa a dire che sono uomini d'onore appartenenti a una certa famiglia? Per esempio nel caso di Pullarà, nel caso del Greco Leonardo. Ecco, queste notizie... Ma perché se ne parla? Ecco, potrebbe essere... Perché... Sì.
Ma come dovrei spiegarlo? Perché se ne parla, perché si dice a Bagheria, c'è Nardo Greco che adesso attua, fa, perché se ne parla. E se ne parla anche se non è presentato personalmente, si può sapere se un altro è uomo d'onore. Ecco, attraverso quali canali, per esempio? Ma sempre canale di altri uomini d'onore, no, mai all'infuori di loro. Senta, un'altra domanda. Un omicidio di un uomo d'onore come quello di in pregiudizio di Gerlando Alberti, come lei ha detto, voluto dalla Commissione, da chi deve essere eseguito? In considerazione anche del fatto che avviene in una casa circondariale. Cioè, voglio no, dire... No, non capisco la domanda. La domanda è un po'... Senta. Se esiste questa regola, riformuliamola, pubblico ministero, che è importante. Se esiste questa regola, se in quanto esiste la decisione di sopprimere un uomo d'onore di un certo livello come quello di Gerlando Alberti, a chi viene affidata materialmente questa sentenza di morte? Dico, se esiste questa regola, non c'è questa regola ben precisa che un uomo d'onore deve morire per mano di un uomo d'onore. Però nel caso specifico, trovandosi tanti uomini d'onore dentro Lucerdone, è possibile che l'abbiano fatto quattro uomini d'onore. Anzi, senz'altro, è la cosa più logica che lo facciano quattro uomini d'onore. Perché più logica? Perché non si mischiano mai gente strana alla Cosa Nostra. Non si mischiano Cosa Nostra con gente che non è di Cosa Nostra, tranne che non sia un iniziato. Che intende dire per iniziato? Intendo dire per uno che si spera di ammetterlo in seno a Cosa Nostra. Benissimo. Senta, lei è stato detenuto al carcere del Lucerdone? Sì. Fino a che anno? Fino all'ottobre del 1977. Gli uomini d'onore all'interno del carcere del Lucerdone godevano di particolari privilegi? Posso rispondere per quando c'ero io? Certamente. Sì. Ci faccia qualche esempio. Gli uomini d'onore si viveva tutti all'infermeria, a cominciare da me. Senta, ci può dire... Allora, lei è stato praticamente ristretto all'interno dell'infermeria del Lucerdone? Sì, per tutti gli anni che sono stato a Lucerdone di Palermo, sì. Chi le faceva compagnia all'interno dell'infermeria? Chi erano gli altri uomini d'onore che l'accompagnavano? Ah, no, non posso fare questo elenco, io le posso dire Gerlando Alberti, Franco Scrima, Angelo Graziane, ma sono decine, sono centinaia di persone che negli anni si sono succedute a passare dall'infermeria. E come facevano ad andare a finire tutti in infermeria? E io mi interessavo presso i dottori per farle accusare delle malattie e venivano dai bracci, venivano portate in infermeria. Senta, lei ha conosciuto il brigadiere Caputo? Sì. Era... Io l'ho conosciuto a Puntato, per dire la verità. Sì. Sa quale ufficio, che mansione aveva? Avevo la mansione di Sarai Colloquio della Sala degli Avvocati. Lei se lo ricorda bene, questo appuntamento? Certo, sì. Può dire alla Corte che tipo di disciplina riusciva a reggere il Caputo nella Sala Colloqui? Ma quale disciplina? Cioè, quale regola? Ma non disciplina. Io credo che il Caputo era quello che badava di ammettere il detenuto nella sala dove c'era l'avvocato. Ma c'era un'altra guardia, che non ricordo il nome, come si chiamava, che andava a prendere i detenuti nei bracci, li portava in una sala dove insieme tutti i detenuti aspettavamo per entrare nelle salette occupate dagli avvocati. Senta, un'altra due domande sono le ultime. Lei ha conosciuto lo Iacono Pietro? Sì. Era uomo d'onore? Sì. Di quale famiglia? La famiglia di Stefano Bontà, Santa Maria di Gesù. Che rapporti c'erano fra Pietro lo Iacono e Gerlando Alberti? Ottimissimi. Per quale motivo?
erano grandi amici da sempre, forse si erano conosciuti da bambini, ma erano amicissimi. Un'altra domanda, e questa è veramente l'ultima. Lei ha conosciuto Billeci Antonino? Sì, ma non era uomo d'onore. Come l'ha conosciuto? Era all'infermeria, insieme a noi. Che è nello stesso periodo in cui all'infermeria era ristretto Gerlando Alberti? Sì. Che rapporto aveva il Billeci con l'Alberti? Il rapporto di Billeci con... era di grande rispetto, perché quello non era uomo d'onore, Billeci, e quindi vedeva nel Gerlando Alberti una grande figura, un grande rispetto. Benissimo. Per il momento ho finito, Presidente, grazie. Avvocato Marasan. Anche se sarebbe stato opportuno porre qualche altra domanda in ordine agli esecutori materiali, comunque provvederemo noi. E allora, Avvocato Marasan, lei la parola. Se il pubblico ministero deve completare, non lo so. No. Signor Buscetta, lei ha detto che è entrato in Cosa Nostra alla fine degli anni 40 ed è uscito nel 1984. Ci vuole spiegare, per favore, che carica aveva, che funzione rivestiva? Chi? Lei. Io personalmente. E io ero uomo d'onore. In seno all'organizzazione Cosa Nostra, vorrebbe sapere l'avvocato. Ero uomo d'onore. Uomo d'onore. Ha mai rivestito cariche, diciamo, di prestigio? No, perché si fa molta confusione quando non si vuole vedere esattamente che cosa è la carica di prestigio in Cosa Nostra. La carica di prestigio in Cosa Nostra non esiste, perché essere ammesso ad essere Cosa Nostra già dà il rispetto dovuto uguale al rappresentante che lo rappresenta. E io non ho mai accettato una simile carica, non perché avesse più prestigio o meno prestigio, solo che venivo condizionato a privarmi della mia libertà, al quale ci tenevo tanto. Quindi basta solo essere uomo d'onore per essere un uomo di prestigio. Ha finito? Sì. E mi dica una cosa, lei ha detto che è stato uno dei fautori per costituire la commissione tra il 57 e il 58, se ho ben capito, perché l'acustica non è ottima. E tra il 57 e il 58 è stato uno dei fautori per costituire la commissione che originariamente veniva rappresentata come un tribunale dei componenti di Cosa Nostra, per evitare che i singoli appartenenti a Cosa Nostra potessero subire angherie dal loro rispettivo rappresentante. Ho capito bene o no? Benissimo. Lei ha mai fatto parte della commissione? No. E mi dica una cosa, lei non ritiene che quello che lei ha detto poc'anzi, e cioè che l'uomo d'onore nel momento in cui viene iniziato è equiparato al rappresentante, possa essere in contrasto con quanto lei ha detto in ordine alla costituzione della commissione, e cioè che l'uomo d'onore poteva subire angherie dal rappresentante? Ci vuole spiegare questa discrasia, perché io non riesco a capirla. No, se lei fa la domanda più dettagliata, io gli rispondo, senz'altro. Lei ha detto che, quando io le ho chiesto se lei aveva avuto delle cariche di prestigio, ha detto che già il prestigio era dato dalla iniziazione. Perfetto. E che l'iniziato, cioè l'uomo d'onore, aveva pari dignità e pari valore, pari voce sociale, quanto il rappresentante. Perfetto. Ebbene, perché allora lei si è reso fautore di costituire una commissione che impedisse le angherie dei rappresentanti? Ci vuole spiegare che significa?
prima che esistesse, sì, ho capito adesso la domanda, prima che esistesse la commissione si prendeva la persona più in vista, la persona che più poteva contare delle amicizie nei paesi, nelle contrade, per poterlo eleggere rappresentante, perché era una persona più conosciuta dagli altri, ma non con più onore degli altri. Una volta che si aveva il comando, una volta che si aveva la possibilità di poter scegliere i capi di Cina e il vice capo, perché si eleggono senza elezione, si hanno dei poteri. Poteri che in altri sconfinavano. Oh, benissimo, ho capito perfettamente. Allora, lei è mai stato capodecina o consigliere o altro? Io no. Che cosa succedeva all'interno della commissione? Nel senso che, non rispondo se prima non completo la domanda. Va bene. Nel senso che ciò che avveniva all'interno della commissione era di dominio pubblico oppure veniva comunque comunicato ai soggetti che non facevano parte della commissione? Assolutamente no. Quindi tutto ciò che avveniva nell'ambito della commissione, all'interno della commissione, restava patrimonio di coloro che facevano parte della commissione? Esattamente. E c'era una sanzione per coloro i quali facevano parte della commissione se divulgavano le notizie che erano relative alle riunioni della commissione? Io non conosco che ci fossero sanzioni, perché questo nasce spontaneo. Ma non ci sono dei motivi, delle sanzioni specifiche per chi porta delle notizie fuori dalla commissione. Ma nasce spontaneo che cosa? La riservatezza, cioè la riservatezza. Il divieto, diciamo, l'impossibilità di comunicare ciò che avviene all'interno della commissione. Esatto. Diciamo che è una specie di codice d'onore. È un codice d'onore. Beh, diciamoci così. Lei ha detto che ha appena detto che il rappresentante di una famiglia, nel momento in cui veniva eletto, aveva facoltà di eleggere i suoi consiglieri, i suoi capodecina, e aveva, diciamo, acquistava, non aveva, acquistava un prestigio rispetto al comando, naturalmente, superiore agli altri uomini d'onore della famiglia. E gli uomini d'onore della famiglia, il semplice uomo d'onore, poteva criticare l'operato del rappresentante? Come e quando? Questa è una cosa che varia da persona a persona. Ci sono delle persone che ho conosciuto in Cosa Nostra, i quali non hanno il bene che dà l'intelligenza, lo studio, la cultura di sapersi esprimere, e trattengono internamente quelle che avrebbero voglia di dire. Ci sono altri che si sanno esprimere e hanno la possibilità di dire al rappresentante: io questa cosa che tu hai deciso la discuto. Quindi varia da soggetto a soggetto, non è una disciplina ferrea. E quindi un uomo d'onore può direttamente rivolgersi al rappresentante per criticare? Io intendevo dire, si va in commissione oppure ci si rivolge direttamente al rappresentante? Lei sta parlando di due periodi. Lei deve dire se prima della commissione dopo c'è la commissione della commissione. Non allora, quando c'è la commissione non si ha più il diritto di parlare, perché sarà la commissione che deciderà se chiamarmi a me, che sono l'accusato. No, forse non mi sono spiegato. Se un semplice uomo d'onore intende discutere le decisioni o comunque disapprovare le decisioni del suo rappresentante, deve rivolgersi alla commissione o deve rivolgersi direttamente al rappresentante? Alla commissione. Sono cose di normale amministrazione, ieri sera ho mangiato pasta con fagioli. No. Alla commissione. O al capo mandamento che la propone in commissione. Certo, certo. Lei ha detto che scriveva a suo figlio per comunicare con Gerlando Alberti al fine di rinvenire, se non ricordo male le sue parole testuali sono, appoggi logistici per attentare alla vita del Calò. Che cosa intende? Ma non è implicito? No. Quello che... No, allora mi faccio la domanda.
quali erano questi appoggi logistici? Lei che cosa intende per appoggi logistici? Io posso intendere una cosa, lei può intenderne un'altra. Desidero sapere quali erano i motivi. Lingua italiana è una. La lingua italiana è una, io la conosco perfettamente. No, io non la conosco perfettamente, desidero senza, scusi, avvocato, senza polemizzare con il test. Faccia la domanda e il test risponde. E allora, vediamo. Ma neppure il test può polemizzare con l'avvocato. No, difatti avevo detto senza polemizzare, rivolgendomi sia all'uno che all'altro. E allora, rifacciamo la domanda, precisiamo meglio la domanda. Quali appoggi logistici cercava? Che cosa cercava? Che cosa chiedeva? Logistici. Lei ha detto. Nella lingua italiana è abitazione. Non mi interessa, desidero sapere lei che come cosa non cercava. Ci interessa? Avvocato, non la mi prego. Interessa che mi cosa ascolti. Scusi. Logistici, lei, sì. Lei, logistici. Lei, scusi, Buscetta, lei poc'anzi ha parlato di appoggi logistici. Ora, diciamo che la difesa dell'avvocato Marasà vorrebbe sapere che cosa lei intende per appoggi logistici. Quindi vuole precisare. Perfetto, ecco. Perfetto. Appoggi logistici intendevo dire casa, persone che lui già conosceva, a chi mi avrei potuto affidare recandomi a Palermo. E è esauriente questa risposta? Sì, adesso sì. E nelle lettere lei specificava questo? Il più o meno con un linguaggio mafioso. Con un linguaggio mafioso. E lei ha detto che fino all'82-83 ha tenuto, cioè più precisamente fino alla morte di suo cognato, ha tenuto rapporti apparentemente cordiali con Calò. Ha mai appreso del tentato omicidio Alberti? Dal Calò? Dal Calò personalmente no, e non credo che potevo apprenderlo da lui. Non c'erano più rapporti quando è successo. Credo, se non prendo errore, come date, non ci siamo. I miei figli sono scomparsi nel settembre dell'82. Io credo che è stato successivo. È stato e successivo. Lei l'ha preso da Badalamenti, in che circostanza? In Brasile. No, circostanza, non luogo. Circostanza. Lo vuole detto in siciliano? No. Come fu cacciupunto? Come? Come fu cacciupunto? No, no, non c'è bisogno di parlare. Facciamo capire a tutti. No, no, italiano. La nostra lingua è particolarmente colorita, quindi esprime più della lingua italiana. Io credo che d'altronde è la la base della lingua italiana, perché la scuola poetica siciliana è fondamentale. Rispondiamo alla domanda. Io credo che quando potrei chiudere il discorso con una sola cosa. Badalamenti venne da me per parlarmi solo ed esclusivamente di Cosa Nostra. Lui non è venuto a farmi una visita di cortesia. Quindi abbiamo parlato di tutti i problemi che ci ricordavamo in quei momenti delle cose di Cosa Nostra. E ricorda in che anno? 82-83. Mi scusi, è venuto una sola volta o più volte? Due volte. Due volte. Una nell'82 e una nell'83. Benissimo, grazie. Lei ha detto che nell'ambito di Cosa Nostra lei aveva carisma, però non so trovare una parola diversa. Non sto sindacando sulla parola. Lei ha detto che aveva carisma, però rivestiva la carica di semplice uomo d'onore. Ha detto questo? Sì. Lei era sempre inserito nell'ambito dell'associazione? Mi spieghi meglio. Lei ha detto che Badalamenti è stato buttato fuori. Esatto. Con un espediente. Esatto. Lei era sempre inserito, cioè fino a quando ha parlato per l'ultima volta con Calò, era sempre inserito in Cosa Nostra? Sì. Io ho detto fino agli anni 83. Ha risposto alla domanda.
Lei ha detto che fin dal 72 Alberti, non si opportando l'ipocrisia di Calò, si lamentava di determinate cose. Ho capito bene? Bene. E si lamentava direttamente con Calò, oppure dopo che è stata istituita la commissione si lamentava con la commissione? Le risulta che si è mai lamentato con la commissione, o che comunque diceva a tutti di queste lamentele o lamentazioni nei confronti del Calò? Io non ho detto che lui si lamentava con tutti, ho detto che io si lamentava e si lamentava con me. Che lui si sia lamentato in commissione, credo che non si sia commentato mai, l'abbia commentato mai, anche perché non rientra nel suo carattere. Lei ha detto che Badalamenti le ha fatto il nome di un certo Di Giacomo. Sì. Le ha fatto altri nomi? No. Non come ricordo, mai le ha fatto, perlomeno non ricordo qua. Come mai le ha fatto il nome di Di Giacomo? Ma Di Giacomo era nella famiglia di Portanuove, cioè nella famiglia di Gerlando Alberti e nella mia famiglia. Lei ha conosciuto quindi, Di Giacomo? Sì. Personalmente? Personalmente. Quando? Sì. In che anno non mi ricordo, ma eravamo detenuti assieme. Ci vuole dire per favore come lo ha conosciuto, se l'è stato regolarmente presentato o non l'è stato regolarmente presentato o d'altro? Quando l'ho conosciuto lui non era uomo d'onore, lui era un carcerato. Mi è stato presentato nel 1980 quando sono tornato, quando sono evaso dal carcere di Torino, dalla semilibertà di Torino. Ma quando l'ho conosciuto non lo era. E da chi le è stato presentato? Non mi ricordo. In che occasione? Non mi ricordo. Io le consente. Ma si ricordi che io sono venuto e non si ricordi, mi scusi. Devo dirle che io sono evaso dal carcere della semilibertà di Torino, sono andato a Palermo e mi sono riunito con tutta la famiglia di cui io appartenevo. Quindi io non posso ricordare chi è stato che dimmi ti presento. E in che periodo preciso lo può dare come data precisa? Come data precisa? Dal giugno al gennaio del dal giugno 80 al gennaio del 1981. Tra giugno 80 e gennaio 1981. Sì. E in quell'occasione le è stato presentato Di Giacomo personalmente. Sì. Io le contesto. Come uomo d'onore. Sì, certo, naturalmente. Io le contesto che al giudice istruttore, dottor Falcone, lei ha dichiarato, a domanda risponde, so per certo che Di Giacomo, inteso il Lungo e Cillari Gioacchino, fanno parte della mia famiglia. Costoro sono stati introdotti nel carcere del Lucerdone quando io vi ero detenuto. Non mi sono stati presentati formalmente come uomini d'onore, ma da parte di quegli uomini d'onore che parlavano con me o appreso di tale qualifica del Di Giacomo, indicatomi come capo decina. Ha finito? Sì, ha finito. Ha finito. Allora, vuole precisare. Questa è una. Sì. Ci vuole precisare, per favore, perché al dottore Falcone, nelle dichiarazioni che sono state introdotte nel maxi processo, lei ha dichiarato questo e adesso dice che quando lo ha conosciuto non era uomo d'onore, cioè quando è stato introdotto a Lucerdone? Lui è stato detenuto con me negli anni che non ricordo esattamente quale anno, però certamente fino al 1977, va bene? Che io sono... Per cortesia dobbiamo fare silenzio in aula. E io sono detenuto nel carcere di Palermo ed è detenuto anche il Di Giacomo. In quell'epoca il Di Giacomo non è uomo d'onore. Io vado via da Palermo, trasferito prima alla Sinara, poi a Paleano, poi a Roma, poi a Cuneo. Da Cuneo qualche volta vado a Palermo in traduzione per qualche processo. Dentro il carcere io so che Giannuzzo Luango è stato già combinato nella mia famiglia. Ora, se questo nel vostro linguaggio colto
viene tradotto con parole che sembra che non sia giusto, io le dico che la verità è questa. Poi l'ho conosciuto personalmente come uomo d'onore nel 1980. L'ha visto altre volte in altre carceri? No. Le contesto che sempre al giudice istruttore dottor Falcone lei ha dichiarato di averlo incontrato nel carcere di Roma quando è stato introdotto con Cillari. Lei sta leggendo una cosa che non risulta verità. Benissimo, grazie. Prego. Chiedo l'acquisizione di... Non ho finito comunque. Chiedo l'acquisizione degli interrogatori di cui ho parlato, perché sono acquisiti nel processo al Maxi, Maxi 1 di Palermo, e produrrò la copia autentica naturalmente, perché in questo momento non ho la copia autentica. Allora a questo punto l'avvocato Marasà chiede che vengano acquisite al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta al giudice istruttore Giovanni Falcone e di cui al Maxi processo, dichiarazioni utilizzate per le contestazioni. Dichiarazioni che peraltro il signor Buscetta ha confermato e ribadito al dottor Scarpinato nell'interrogatorio 3 ottobre 91 reso negli Stati Uniti. Cioè lei il 3 ottobre del 1991. No, ma cioè io cosa ho detto al dottor Scarpinato? Una alla volta, per cortesia, gli avvocati, una alla volta. Allora, lei ha detto al dottore Scarpinato: confermo le dichiarazioni da me rese al dottore Falcone il. Ah, questo. Lei ha letto qualche cosa che non va bene. Cioè, comunque, scusa. Non l'ho mai visto fuori del carcere del Lucerdone di Palermo, in altri carceri. Lo affermo solennemente. Quindi la verità è quella che sta dicendo. Quello che sto dicendo in questo momento, affermo solennemente, non averlo mai visto in altri carceri fuori il carcere del Luciardon. E allora, si dato che il test a seguito delle contestazioni afferma in maniera decisa, insisto nel dire di non aver mai visto di Giacomo Giovanni in altre case circondariali né Cillari e Cillari al di fuori del carcere dello Ciardone. Allora pubblico ministero in ordine no, e poi andiamo avanti un minuto e poi andiamo avanti. C'è opposizione chiaramente in ordine no in ordine alla richiesta da parte della difesa di acquisizione di quei verbali. C'è opposizione evidentemente, Presidente. Primo perché non abbiamo la possibilità in questo momento di poter leggere questo verbale e pertanto verbale originale e in ogni caso c'è il divieto di allegazione di quell'articolo 500 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero si oppone, la Corte allo Stato si riserva di provvedere in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa, invitando l'avvocato Marasà a offrire alla Corte stessa copia autentica dei verbali cui lo stesso ha fatto riferimento nel corso delle contestazioni. Avvocato Marasà ci deve fornire queste copie. La copia autentica, copia la faccio autentica, fare ora evidentemente anche la prossima. Andiamo avanti. Perché la copia informe che si riceve dagli atti processuali andiamo avanti. Lei ha conosciuto un certo Mozzarella? Sì. In che occasione, per favore? In casa di Bontani. Lo ha visto personalmente? Sì, credo una volta o due volte. Gli ha mai parlato, conosceva, lo ha conosciuto di persona, ha intrattenuto rapporti con lui? Non ho intrattenuto rapporti con lui, non ho parlato con lui, credo. E l'avrò intravisto in casa di Bontani. Chi è questo Mozzarella? È un membro della famiglia di Bontani. E al secolo si chiama?
Mannino. Come? Mannino, mi sembra. Mannino o Mannoia? Mannoia, Mannoia. E cioè quel Francesco Marino Mannoia che collabora con la giustizia? Sì. È sicuro di non averlo mai avuto alle sue dipendenze per attività illecite? Sicurissimo. È sicuro di non avere mai... Mi scusi se io insisto, ma lei ha dichiarato, è stato quello che ha dichiarato oggi, lo ha sempre dichiarato sia al maxi processo in sede di udienza, sia al giudice istruttore. Però siccome il Marino Mannoia rende delle dichiarazioni diverse, io desidererei che lei mi assicurasse che non lo ha mai avuto alle sue dipendenze per atti illeciti, non gli ha mai chiesto di fare attività particolari. Rispondo? Sì, sì, certo. O credevo che... No. Quindi, oltre quella volta di cui lei ha già parlato in quell'interrogatorio in cui diceva mi trovavo a casa di Bontade quando hanno telefonato per comunicare che un certo Mozzarella era stato arrestato, se non erro, per una questione di patente o carta d'identità, lei... E forse un'altra volta che l'avrà intravista a casa di Bontade, lei non ha mai intrattenuto rapporti con Marino Mannoia? Assolutamente no. Nessun'altra domanda da parte mia? Grazie. E allora, avvocato Zito. L'avvocato Zito, difensore di Zarcone Gaetano. Signor Buscetta, l'avvocato Zito, lei ha conosciuto mai l'avvocato Zarcone, Gaetano Zarcone? No. Quindi non l'ha conosciuto né nella sua veste professionale né come uomo d'onore. Esatto. Ho un'altra domanda. Lei poc'anzi ha detto che le sue conoscenze sono ferme al 1983. Può specificare il periodo? Ai primi dell'83, alla fine dell'83? Ottobre, 20 ottobre del 1983, data del mio arresto in Brasile. Va bene, grazie. Nessun'altra domanda da parte della difesa? Allora. Avvocato Di Gregorio, signor Buscetta, vuole precisare alla Corte la data della sua iniziazione in Cosa Nostra e il suo, diciamo, padrino, se lo ricorda? Il padrino me lo ricordo, l'anno della mia iniziazione non me lo ricordo, ero molto giovane. Il padrino si chiamava Giovanni Andronico. Bene, e ricorda da chi è stato, diciamo, presentato per essere introdotto alla Cosa Nostra? Io non la capisco questa domanda, mi deve scusare. Che cosa intende dire presentato? Una persona, così sembra di che si evinca dall'intero complesso delle sue dichiarazioni, viene per un certo periodo di tempo prima della sua cooptazione, viene, diciamo, messa sotto osservazione, conferma questo? Uno di questi era Andronico, che poi diventa il padrino di iniziazione. Se era questo che volevo conosce, sapere. Ha mai conosciuto Salvatore Filippone? La? Filippone, Salvatore Filippone. Certo che l'ho conosciuto, sì. Ne ho conosciuto due. Due Salvatore Filippone? Uno Salvatore Filippone. E ho conosciuto due Gaetano Filippone. No, io parlo di Salvatore. Salvatore Filippone, sì. Ricorda quando l'ha conosciuto? Fin dall'inizio di quando sono stato. Ho cominciato a far parte di Cosa Nostra. Ho capito. Era figlio del mio capo. Cioè di quel Gaetano cui. Di quel Gaetano Filippone. Sì. E quindi l'ha conosciuto dai primi momenti, diciamo, del suo accostarsi alla Cosa Nostra? Sì. Signor Buscetta, io contesto che a pagina 182-183 dell'interrogatorio reso al dottore Falcone, lei ebbe a dichiarare, anche Salvatore Filippone, figlio di Gaetano, era uomo d'onore di Porta Nuova, l'ho conosciuto poco tempo prima di allontanarmi dall'Italia nel 1963. Mi pare di avere capito stamattina che lei intorno alla fine degli anni 40, diciamo inizio 50, qualcosa del genere, è entrato a far parte della Cosa Nostra.
Io... La contestazione riguarda il momento della conoscenza di Filippone e chiaramente dalla domanda successiva la Corte avrà modo anche di evincere con maggiore chiarezza per quale motivo mi interesso di questo personaggio. Che? Non ho... Riferiamoci al momento in cui... Ecco. Non ricordo questo particolare, l'ho conosciuto da sempre a Salvatore. Senta, era una contestazione, non era una sollecitazione di ricordi, quindi vorrei che fosse messa a verbale. Sì, mettiamola a verbale, risulta tutto a verbale, però atteniamoci ai fatti dei quali ci stiamo occupando. Presidente, le prime domande che sono state rivolte da PM... Perché già abbiamo divagato molto in ordine a... Presidente, chiedo scusa, l'attendibilità del testo in relazione alla cerimonia della cooptazione, cioè al momento iniziale, credo che sia essenziale. Quindi atteniamo, noi ci stiamo occupando di un episodio singolo, specifico. Allora, quindi sempre... invito la difesa a fare le domande che riguardano l'episodio sul quale la Corte è chiamata a dare il suo giudizio. Perfetto, sempre però in tema di attendibilità del testo, certo. Perché è chiaro che questa va valutata processo per processo. Andiamo alle domande. Sì. Signor Buscetta, può precisare se lei è mai stato espulso dall'organizzazione Cosa Nostra? Sono stato posato, espulso, diciamo. Sì. Eh? Con linguaggio da lei adoperato, se è stato mai posato? Non è il linguaggio da me adoperato, signora. È il linguaggio adoperato da Cosa Nostra, non da me adoperato. Ma io non ne ho adoperato. Mai fatto parte, quindi è chiaro che l'ho sentita soltanto da quella parte. Va bene, non facciamo, allora, non polemizziamo, scusi. Sì, ma non mi piace come viene posta la domanda, è per indisporre, per indisporre. Io non la capisco, signora, rifaccia la domanda. Lei è mai stato posato dalla Cosa Nostra o sì. Espulso? Sì, no, espulso no, posato. Ah, posato. Vuole per favore chiarire allora la differenza? Signora, ma io devo fare un trattato di mafia ogni volta che vengo risposto. Non risponda alla domanda. Lei mi deve dire, Buscetta, scusi solo, è stato lei posato da Cosa Nostra? Sì. Vuole dire alla Corte? Per ragione femminile e per ragione di contrabbando di sigarette. Non avrei dovuto farlo e l'ho fatto. Ma non è stata espulsione. È stato momentaneamente sospeso. Ah, ecco, era sospensione. Andiamo avanti. Un'altra domanda. Il Gaetano Badalamenti ha detto poco fa all'avvocato, rispondendo all'avvocato Marasà, è stato espulso o è stato posato? Ecco, allora questa differenza a questo punto si impone. Perfetto. È stato espulso. Quindi non sospeso, proprio diciamo in linguaggio, sono andato fuori. Ha detto espulso. Andiamo alla domanda. Scusi, la domanda io ritengo di poterla rendere anche in maniera sì, suggestiva. Sì, ma si dovrà precisare il tra la differenza tra posare ed espellere. Non ha risposto. Ha detto espulso. Bene, è un soggetto espulso dall'organizzazione Cosa Nostra. Può avere notizie relative alla Cosa Nostra? Può avere, perché lui aveva tanti di quei parenti in Cosa Nostra che poteva avere tutte le notizie che voleva. Parenti, quindi uomini d'onore? Uomini d'onore, sì. Signor Buscetta, vale il divieto di parlare con quelli per un uomo d'onore, no? Vale il divieto. Tanto che ai parenti costò la vita. Vale il divieto. Tanto che ai parenti, non ho capito. Le costò la vita. Benissimo. E nel 1900... 78, se lo ricorda, è la data di espulsione di Badalamenti? Più o meno, signora. Sì. Allora, una domanda, ora entriamo nello specifico proprio del processo. Se io ho compreso bene, lei poco fa ha detto che fino a poco prima della morte di Stefano Bontade, direttamente, quindi lei come persona, non aveva preso posizione contro i Corleonesi. Ho capito bene? Ha capito bene. Prima della scomparsa dei suoi figli e quindi fino alla data che poco fa lei ha precisato, scriveva al carcere a Gerlando Alberti in ordine a quello che ha detto poco fa, cioè quindi al suo intento relativo all'eliminazione di Pippo Calò. Conferma questo? L'ha già detto, due, tre volte l'ha già detto. Andiamo alla domanda, altra domanda. E allora, Presidente, la domanda andava
posta proprio in questi termini perché io non credo di avere compreso perfettamente la risposta. C'è un problema di date che non riesco ancora ad afferrare, quindi desidererei chiaramente poter avere contezza di questo. Cioè, prima del 1981-82 non esiste una contrapposizione, non esiste una presa di posizione del Buscetta rispetto ai corleonesi. La scomparsa dei suoi figli, se non ho capito male, è settembre 82. Quindi lui assume di avere scritto ad Alberti in ordine all'eliminazione di Calò in un periodo di tempo chiaramente precedente alla scomparsa dei figli. La scomparsa dei suoi figli, se non ho capito male, è settembre 82. Quindi lui assume di avere scritto ad Alberti in ordine all'eliminazione di Calò in un periodo di tempo chiaramente precedente alla scomparsa dei figli. Quindi io vorrei chiarito com'è questa mancata presa di posizione, e questo invece che a me pare contraddittorio, desiderio e ricerca di basi logistiche per l'uccisione di un Calò. Allora, vuole chiarire... Ma signora, lei avrà ascoltato che io ho parlato di un incontro mio con Calò, con Stefano Bontade e con Incerillo qui a Roma. Perfettamente. Lei avrà anche ascoltato che il Calò, dopo quell'appuntamento, tornò a comportarsi nell'uguale maniera di come si comportava prima. Ha ascoltato anche questo? Sì. Avrà ascoltato che io, o avrà letto per meglio dire, che io nel 1981 dico a tutta Cosa Nostra che mi allontano da Palermo e me ne vado in Brasile perché non desidero più essere coinvolto in nessun processo. Lei l'avrà letto questo? In nessun processo cosa intende? Processo interno dell'organizzazione oppure procedimento penale? Procedimento penale. Ah. Me ne vado in Brasile e quindi io non sono in guerra, perché fino al momento che mi allontano dall'Italia mi viene offerto un pranzo, mi vengono regalati dei soldi, quindi io parto dall'Italia nella piena funzione di uomo d'onore, in regola, e mi allontano volontariamente da Palermo. Quindi non sono assolutamente in contrapposizione ai corleonesi, anche se intimamente mi stavano antipatici. Ma non ho fatto nessuna dichiarazione di guerra. Quando si cominciano a svolgere i fatti che muore Stefano Bontà come prima persona, subito dopo Incerillo e dopo tutto il resto delle persone, venne spontaneo di dire: ma tu Pippo Calò, ma cosa stai a fare ancora accanto a queste persone? Tu hai distrutto tutto quello che di buono si era creato. È da ciò che mi viene l'idea di dire Pippo Calò se ne deve andare. Quindi diciamo sempre, dopo l'uccisione, quantomeno dopo l'uccisione di Bontade ed Incerillo. Quanto questo meno. Proposito relativo all'eliminazione di Pippo Calò matura in lei in questa fase decisionale dopo la morte di Bontade ed Incerillo. Esatto. E quindi questo inizio di corrispondenza con Gerlando Alberti per questa ricerca degli strumenti, delle basi logistiche per poter eventualmente provvedere all'eliminazione di Calò, chiaramente è successiva alla morte di Bontade ed Incerillo. Esatto. E allora io contesto al test che ha l'imputato il reato connesso di avere dichiarato al pubblico ministero dottore Scarpinato nell'interrogatorio del 3 ottobre 91, tramite lo stesso canale Gerlando Alberti mi fece sapere che era d'accordo con me sul mio piano di eliminare Calò. Io scrissi ad Alberti sia prima dell'uccisione di Bontade e Incerillo sia dopo tali omicidi e sino alla scomparsa dei miei figli. No, signora, non legga così di fretta. Presidente, l'effetto di rituale, attentamente. Non è rituale, perdoni, no? No, pubblico ministero, statevi calmi tutti. Presidente, io posso fare l'opposizione. Statevi calmi tutti, statevi. Avvocato Di Gregorio, dica, lei può fare tutte le contestazioni che vuole all'imputato di reato collegato, però deve leggere in modo da poter dare il tempo al testo di recepire. Sì. E poi contesta ed eventualmente allora a domanda del pubblico ministero Buscetta risponde: tramite lo stesso canale Gerlando Alberti mi fece sapere che era d'accordo con il mio piano per eliminare Calò. Il canale l'ha detto prima ed è attraverso la corrispondenza con tramite il figlio, quindi che era d'accordo con il mio piano di eliminare Calò. Punto. Io scrissi ad Alberti sia prima dell'uccisione di Bontade e di Incerillo
sia dopo tali omicidi e fino alla scomparsa dei miei figli. Si ferma. No, Presidente, io voglio dire la contraddizione, Presidente. Posso, la contraddizione non la capisco, no, Presidente. No, abbiamo qui... Io devo rispondere, non al pubblico ministero. No, mi deve scusare, signor pubblico ministero. Pubblico ministero. Io la prego, pubblico ministero. Mi prego, scusi. Allora, si dato che l'avvocato Di Gregorio contesta al teste, all'imputato di reato collegato, quanto dichiarato al pubblico ministero, dottor Scarpinato. E allora, dica lei qual è la verità. Io sono molto discorde con l'interpretazione che l'avvocato dà della lettura. Perché la lettura dice che io ho scritto prima e fino alla fine dei miei figli a Gerlando Alberti. Però non spiega cosa io scrivo prima a Gerlando Alberti. Io posso scrivere a Gerlando Alberti, ciao caro, come stai? E allora, dopo io posso scrivere, trovami una base logistica. Quindi l'avvocato non deve fare questa confusione. Nella toga e nell'onore della toga che indossa deve dire l'interpretazione giusta. Io ho detto ero in comunicazione con Gerlando Alberti. Perfetto, grazie. Perfetto, no, perché si rende conto, qua c'è una cosa scritta, quindi l'interpretazione la facciamo dare al test. E allora vuole precisare per favore, più o meno chiaramente, ma da quando ha iniziato a scrivere a Gerlando Alberti in relazione alla ricerca delle basi logistiche per l'eliminazione di Calò? Non lo ricordo, dottore, non lo ricordo. Non posso io ricordare una cosa di 15 anni fa e indicare il mese. Ma stiamo scherzando? No, almeno l'anno. Ma l'anno, non posso dire, gli anni si sovrappongono uno sugli altri. Va bene, un'altra domanda, signor Buscetta. Lei ha parlato poco fa della domanda del pubblico ministero, della sala avvocati, dell'Usardone. Lei ricorda grosso modo la struttura di questa sala avvocati? Ricordo? La struttura, da dove entrava, come era combinata, se c'erano pareti alte, basse. La ricordo, sì. Vuole descriverla brevemente? Cioè come si accedeva? No, come era fatta, che ne so, se c'erano tavolini, panche, vetri, muri alti, muri bassi, insomma, grosso modo, dal suo ricordo, quali sono i particolari che le rimangono? Ma credo che è ancora là, io non credo che non è sparita. Signora, io l'ho frequentato per 7 anni. No, non c'è più, signor Buscetta, non c'è più quella sala avvocati, è per questo che le faccio la domanda. E allora si entrava, prima in un grande patio, poi dal patio si accedeva alla sala degli avvocati e c'era una stanza senza nessun mobile, nessuna sedia, grandissima, un po' grandetta, dove si attendeva di essere chiamato dall'appuntato Caputo per essere messo in delle salette divise una dall'altro con dei vetri. Con dei? Da vetri. Ah, ecco, sì. E in questa sala io credo che erano sei salette in tutto. Mi scusi, signor Buscetta, in questa sala gli infissi erano di legno? Erano di legno con dei vetri. Le divisioni, lei dice? Sì, sì. Le divisioni, sì. Va bene, grazie. Un'ultima domanda. No, grazie, mi ha già risposto. Nessun'altra domanda. Va bene. E allora? Una precisazione soltanto. Dica, avvocato Zito, perché registriamo. Avvocato Zito, che è sfuggita poco fa, lei era vicino alla famiglia Bontate? Come persona, sì. Certo, come persona. Sì. Sì, va bene, questo. Va bene. Le domande della difesa mi impongono di fare un'ulteriore domanda a precisazione. Lei ha parlato di un chiarimento avvenuto con il Calò, perché il comportamento del Calò non era lineare e dopo questo colloquio il Calò non cambiò. Il comportamento del Calò non era lineare nei confronti di Stefano Bontade, cioè era leale nei confronti di Stefano Bontade? No. Ci faccia capire perché. Io quando feci incontrare a tutte e tre, che erano tutte e tre un po' più giovani di me, li feci incontrare con il solo scopo che perlomeno prima di andare dentro
la stanza dove si riuniva la commissione, che si parlasse dei problemi ancora prima che venissero affrontati in plenum, come devo dire, no. E allora e il Calò mi promise che avrebbe affrontato questi problemi ancora prima che si andasse in commissione. Invece dopo 8 giorni, 15 giorni, si ripeté un'altra occasione, e io ricordo, mi sembra che fosse morto una persona capace di nome Liccio, che era stato pugnalato e che era stato tolto il mandamento all'inserirlo, e al momento della votazione, come sempre, il Calò votò senza aver parlato con l'inserirlo stesso. Quindi le lamentere erano di ordine non di volere al Calò come accordo contro i corleonesi, ma di volere al Calò giusto, e quando votasse che esprimesse la sua opinione. Alberti era a conoscenza di questa non linearità del comportamento del Calò? Io dovrei spiegare prima la personalità dell'Alberti. Alberti non era a conoscenza, perché queste cose ci interessavano ben poco, per la verità. Alberti era una persona che era uomo d'onore, molto qualificato, era riconosciuto una persona molto umana, molto sensibile, ma tutti questi problemi, non tutti sanno parlare di questi problemi di commissione, e non tutti sono precisi nel parlare di problemi di commissione. Senta, allora la domanda è un'altra. L'Alberti era particolarmente legato a Stefano Bontade? Non come me, però era amico di Stefano Bontade. Va bene. Un'ultima domanda che scaturisce sempre dalle domande della difesa. Lei ha fatto riferimento che almeno fino ad una certa data non ha importanza la carica formale rivestita per avere un peso o un carisma all'interno di Cosa Nostra. Esatto? Esatto. Senta, per esempio, a parte il suo caso personale, no? Può fare qualche esempio di uomo d'onore che ha assunto un peso fondamentale in Cosa Nostra e che non aveva nessuna carica formale? Qualche altro esempio oltre il suo? Io ne conosco tanti, ma in questo momento... Beh, io posso dire, ecco, mi è venuto Vincenzo Rimi. Vincenzo Rimi è stata una persona famosissima in Sicilia, non ad Alcamo. Non ha mai avuto una carica. È nato soldato, è morto soldato. Benissimo, grazie. Va bene. E allora, senta Buscetta, noi... con un'altra composizione, la Corte di Assise sempre di Palermo, da me presieduta, con un'altra composizione, dovremmo sentirlo in ordine a un altro episodio. Lei che fa, vuole rimanere lì e cambiamo la Corte, oppure vuole riposare? No, rimango qua, no, rimango qua. Un'altra domanda? Se che non inneschiamo... E allora, il giudice Alatere vorrebbe una precisazione. E lei è stato detenuto assieme a Gerlando Alberti? Sì. In quale struttura penitenziaria? A Lucciardone. Lucciardone, sì. In quale periodo? Se lo ricorda? Lui, veramente lui è entrato due volte, mentre io ero ininterrottamente a Lucciardone. Ma il periodo non lo ricordo, ma è sempre dal 72 al 77. Per quanto periodo? Avanti, dai, vediamo. Così. Sì. Vabbè, dai. Per il periodo Super Giù si ricorda? Il periodo anni. Non anni. Ho il periodo, non mi interessa sapere in particolare le date, ma Super Giù, quanti anni, se si tratta di anni o di mesi che avete, vi siete frequentati, se vi siete frequentati, questa anzi è un'altra domanda, all'interno delle carceri. Cioè siete stati detenuti assieme un mese, un giorno, dieci siamo anni, stati cinque molti, anni? Molti anni assieme. Sì. Siamo stati di anni assieme. E vi frequentavate all'interno del carcere? Dormivamo nella stessa camera. Quindi eravate nella stessa cella? Sì. Va bene. Va bene, questo è quello che volevo sapere. E allora, a questo punto il Presidente... Ne vado chiesto nessun'altra domanda... è da porre all'imputato di reato collegato presente.
rinvia per continuazione l'istruzione dibattimentale all'udienza che sarà tenuta in Palermo presso l'aula bunker il giorno 14 di giugno prossimo venturo alle ore 9 e seguenti, si dato che in quell'udienza verranno sottoposte ad esame le persone già indicate dal pubblico ministero alla scorsa udienza. Allora, per questo processo l'udienza è tolta. Allora, un minuto prima di togliere l'udienza, e si dispone che a cura dell'assistente giudiziario le bobine oggi registrate vengano trasportate in Palermo.